Ogni collezionista ha un inizio, un momento particolare della sua vita in cui si imbatte in un personaggio, un fumetto, un libro, una serie TV, un film, un cartone animato, un videogioco, un qualsiasi cosa che arricchisca quel momento e faccia scattare in lui una scintilla, un qualcosa che gli faccia venire voglia di collezionare o di avvicinarsi a questo mondo. E io di momenti del genere ne ho avuti tanti, ragazzi. Ma uno dei più importanti è stato quello che ormai più di 30 anni fa mi ha avvicinato al mondo dei videogiochi. Ovvero la prima volta che ho messo piede in una sala giochi e ho visto Street Fighter. E per me questa è una cosa incredibile, raga, perché al costo di un gettone, 200 lire all'epoca, avevo la possibilità di prendere ammazzate a colpi di Dragon Punch e Hadouken non solo tutti i miei amici, ma anche tutti gli avversari che il gioco mi proponeva. E potevo farlo girando il mondo. Quanti di voi negli ultimi 30 anni hanno vissuto ibernati nel ghiaccio o lontani dalla civiltà, vi faccio un po' di chiarezza su che cos'è Street Fighter. Street Fighter è una serie di videogiochi del genere picchiatura d'incontri pubblicata da Capcom dal 1987 fino ad oggi. Al primo gioco dell'87 si sono succeduti i capitoli dal 2 al 6, con numerosi altri spin-off ad integrare non solo la storia ma anche i personaggi, molti dei quali ottimamente caratterizzati ed ognuno con iconiche mosse speciali ed abbigliamento caratteristico, elementi che ancora oggi hanno lasciato il segno negli appassionati della saga. L'evoluzione del comparto grafico ed artistico nella serie è incredibile, e ad oggi le copie vendute sono milioni. Sono stati realizzati anche lungometraggi di dubbia qualità che eviterei come la peste, nonché serie TV animate e di tutto e di più. Nel 2022 Iconic Studios, in collaborazione con TB League, un'azienda famosa per la produzione di figures con dei body che puntano al realismo senza soluzioni di continuità, quindi senza articolazioni in vista, ha rilasciato il primo personaggio di una wave dedicata proprio a Street Fighter. Sto parlando del cazzutissimo e pompatissimo Ryu. E indovinate un po'? Ho deciso di recuperare e di portare ovviamente sul canale Ryu, ma non solo. Inizierò l'intera collezione di tutta la Wave, quindi ho già preordinato, grazie ovviamente al colosso dei nerd, Ken Masters e Akuma, gli unici due personaggi finora annunciati da Iconic Studios. Come potete vedere dal body di Ken non ci sono soluzioni di continuità per le articolazioni, che quindi non sono in vista. Il materiale dovrebbe essere qualcosa di simile al silicone o alla gomma morbida. Abbiamo un secondo head sculpt con relativo piedistallo trasparente, effetto Hadouken, qualche paio di mani e un paio di piedi per le pose più dinamiche. Fattezze di Ken tratte da Street Fighter V, che come potete vedere ha il suo stile caratteristico con queste mani enormi, così come i piedi e i corpi super pompati. Davvero bellissimo secondo me. Qui possiamo vedere qualche immagine e qui i vari head sculpt con i capelli intercambiabili con cui creare varie combinazioni. Stesso discorso per Akuma, che anche lui viene rilasciato con l'effetto Hadouken, verrà rilasciato dopo Ken, che è il prossimo in fase di uscita. Anche Akuma molto simile a Street Fighter V, alle sue sembianze in Street Fighter V, e anche lui uscirà con effetto Hadouken, varie paia di mani, un paio di piedi e un head sculpt aggiuntivo. Se siete interessati, contattate immediatamente il Colosso dei Nerd in privato, anche se il preordine è chiuso, magari qualche copia riesce ancora a reperirla, ragazzi. Ed oltre a questi, Iconic Studios e TB League hanno annunciato di essere al lavoro su Chun-Li, sempre tratta da Street Fighter V, quindi non vedo l'ora di vedere anche lei e di preordinarla ovviamente. E detto questo, ragazzi, vi lascio una piccola anteprima di ciò che potrete vedere sul canale nel futuro prossimo. E fatemi sapere cosa pensate, sia di questa wave di Street Fighter, sia del videogioco, se avete qualche ricordo o qualche aneddoto da raccontarmi. Ditemi se il video vi è piaciuto, mettete mi piace ovviamente, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi!